C'è sempre stata questa situazione che queste messine a denaro hanno fatto soldi. Io lo posso dire come ho fatto soldi, se lei lo vuole sapere. Sì, ce lo dica. Ce lo dica, come ha fatto questi soldi. Noi siamo qua per ascoltarla. Se ritiene di dircelo, lo ascoltiamo. Sì. Anche questi soldi che abbiamo fatto io, più che io, mio padre, come famiglia, vengono da Geate, però Geate, diciamo, di niente. Il punto è questo: io sono di Castelveggiano e c'è la Salenuta. Lo conosce Salenuta lei? Il parco archeologico? Evidentemente sì. La conosco, lo conosco. Allora ci siamo. E là c'è sempre stata la ricerca dei tombaroli per beni archeologici. E mio padre era un mercante d'arte, però solo per l'archeologia. Se gli presento un bacio di Giaffaello non lo sapeva, però parliamo di archeologia. E Selenonte fa, credo, più 1000 abitanti, 1200, e sono tutte, tombano, vanno tutte a scavare, tutte. Addirittura fanno il doppio lavoro, scavano di frodo, e scavano pure di giorno per la sovrintendenza. E c'è la sovrintendenza che cerca pure questi beni che sono dello Stato. Però che cosa succedeva a quei tempi? Ora non lo so se è più così. Che quando metteva il corpo d'ascia e vedeva che c'era qualcosa, poi metteva, copriva, poi ci andava di notte e se lo andava a prendere. C'era pure questo. Ora che cosa succede? Che parliamo di ceramica antica, che ha un suo ruolo nella ricerca, e di monete. Che cosa succede? Che ad un tratto si trovavano monete in blocco, cioè dentro un vaso. Un vaso tutto pieno di monete, perché si capisce, si pensa che a quell'epoca c'era pure chi risparmiava il tirchio che metteva tutte le monete, parliamo di monete d'argento tetragramma, 17 grammi, non parlo di quelle di bronzo, perché quelle di bronzo loro ci campavano per la giornata, per i 100 lire, per i 50 lire, qua sono quelle d'argento che valgono. Allora che cosa succede? Anche perché i greci non usavano monete d'oro, poi sono stati romani a usare monete d'oro. Scava, e quando si trovavano le monete dentro un vaso, in gergo si chiamava, in gergo, ciubatura. Ci siamo? Ci siamo. L'ascolto, anche se qua andiamo ad anni molto più remoti, che ovviamente non riguardano i fatti per quali lei è detenuto. No, non è così. Non è così, perché le ciubature ne sono state trovate 8. 7 sono passate da mio padre, una no, che è andata direttamente in Svizzera, che l'altro modo se è andata in Svizzera e si è venduta là. L'ultima è stata nell'89. La prima che mi ricordo io fu nel 78, io avevo 16 anni. Vengono questi, tutta la famiglia, marito, moglie, un figlio maschio, una figlia femmina, e espongono su una scrivania circa 700 monete, tutte in argento, come nuove, perché non erano state mai usate dai tempi. E allora fanno una valutazione e mio padre rivaluta per loro 800 milioni di lire e loro accettano tutto un po' blocco, ma mio padre non è che aveva 800 milioni di lire, allora gli fece un assegno di 800 milioni di lire come garanzia e loro venivano ogni settimana e si prendevano 50 milioni di lire in liquido e fecero così fino alla risoluzione del debito. Il momento in cui il debito fu risolto, l'assegno fu strappato. Quindi mio padre nel 78 si ritrovò queste 800 monete nuove in mano, che erano sue ormai. Il reato là è che sappiamo tutti che i beni che sono sotto terra sono dello Stato, ma non ci fregavamo se non dello Stato, a chi si faceva del male. Quando ebbe queste monete, lui le divise in blocchi da 5 e le ha vendute a blocchi da 5 per ricavarci di più. Infatti la vendita si poggiasse in 6-7 mesi, non in solo poco, e ci ricavò nel 78 comprandoli 800 milioni di lire, ci ricavò circa, cosa più cosa meno, circa 20 miliardi di lire. Che cosa successe? Che negli anni 80 di queste ce ne furono altre 6, perché la settima fu quella del 78. Allora prendevamo questi soldi e ce ne investevamo, mi spiego? E da là questi messaggi hanno fatto dei soldi. Se poi io prendo 2-3 miliardi dell'epoca e li do agricole per far mangiare alla società dei supermercati, ecco che non si parla più di cose datate, perché io ho preso soldi guadagnati prima e li ho investiti nel dopo.
Quindi poi alcuni investimenti li ha fatti anche durante il periodo di latitanza, evidentemente, o reinvestimenti. No, no, la latitanza no, perché da quando avevo impostato tutte le mie cose e le avevamo già sistemate, non è. Poi c'erano le cose che finivano, come i supermercati sono finiti, per esempio.